ragazzi, sono Spiccicalle e benvenuti nel mio nuovo video. Eccoci qua, come potete leggere dal titolo qua sotto, per parlare di un nuovo manga. Poi nuovo in realtà non è, perché è uscito esattamente 2 mesi fa, ma quando uscì ero a Francoforte, quindi ho potuto leggerlo solamente durante questo mese di dicembre. E per di più proprio questo mese uscirà il secondo volume. Sto parlando di Marmalade Boy Little di Wataru Yoshizumi. Come sapete, questo è un seguito di quella che è la serie principale più famosa di questa autrice, che è appunto Marmalade Boy, conosciuto in Italia come Piccoli Problemi di Cuore. È edito da Planet Manga ad un prezzo di copertina di 4,50€, come tutti i prezzi delle sue edizioni standard. Faccio vedere per bene la copertina, che come protagonista vede la nostra Ricca, che è la sorellina più piccola di Miki e Yu. E appunto vedremo tutta la storia, come ho già anticipato mostrandovi i personaggi in copertina, dal punto di vista di Ricca e di Saku, che sono rispettivamente fratellina e la sorellina più piccoli di Miki e Yu. Tutto si svolge molti anni dopo quello che è il finale vero e proprio di Marmalade Boy. Come sapete, Miki e Yu ormai stanno assieme, a questo punto della storia convivono da un'altra parte, non vivono più all'interno di quella che è la loro così stramba famiglia. Le due coppie, padre e madre, si sono scambiate e appunto hanno avuto 2 nuovi figli, Ricca e Saku. 2 ragazzini molto diversi come carattere, rispettivamente sono Ricca, sorellina di Yu, e Saku, fratellino di Miki. Anche se, come possiamo benissimo vedere, Ricca assomiglia in tutto e per tutto veramente tanto alla Miki che abbiamo conosciuto in Marmalade Boy. Sono 2 ragazzini che presentano caratteri, come ho detto, molto diversi. Ricca è molto esuberante, molto allegra e anche un po' musona, quindi, come ho detto, somiglia tantissimo alla vecchia Miki, mentre Saku è un ragazzino molto pacato, molto calmo e che è davvero molto molto legato alla sorellina. Vedremo la loro storia a partire dalle prime pagine, quando sono piccoli, quando comunque cercheranno i loro genitori di spiegargli effettivamente come funziona la vita all'interno di quella famiglia, e poi via via andando avanti, e poi appunto continuando all'interno del volume, vedremo la loro vita scolastica arrivati alle scuole medie, dove conosceranno tanti altri ragazzini, fra cui anche il figlio di Meiko, la migliore amica di Miki. E una cosa che è davvero tanto tanto apprezzata è proprio vedere tutti questi riferimenti alla serie principale, ai personaggi più vecchi che abbiamo conosciuto all'interno della serie di Marmalade Boy. Li vediamo cresciuti, sì e no cambiati, però in un modo o nell'altro rimangono sempre i personaggi che abbiamo amato anni e anni fa con Piccoli Problemi di Cuore. In realtà non ho tanto da dire, perché insomma è una storia che va letta, ovviamente, che consiglio principalmente a chi ha già letto e amato Marmalade Boy, o comunque ha visto l'anime di Piccoli Problemi di Cuore. Anche se, data retta a me, leggetevi il manga, che è molto molto meglio, soprattutto perché l'anime, soprattutto qua in Italia, ha avuto un mondo di censure allucinanti. Non so anche quale elencarvele tutte, perché sennò non finiremmo più. Sta di fatto che io ve lo consiglio. Il tratto è il tipico tratto di Wataru Yoshizumi, però sapete, quel tratto ormai suo molto più contemporaneo, non più così, diciamo, antiquato come era Marmalade Boy. Sì, si rifà tanto al suo tratto originale, però comunque sia, si vede che il suo tratto, insomma, andando avanti con gli anni, è cambiato un pochino, è cresciuto un pochino, nonostante abbia cercato di mantenere quella classicità nel tratto che era quello di Marmalade Boy. Vediamo anche che si rifà molto al tratto di quelle che sono opere quali, per esempio, Citosec, che un po' cambia, soprattutto nella forma degli occhi, eccetera, eccetera. Una cosa un po' mi dispiace, però mi è piaciuto il fatto che comunque stia cercando di mantenere il più possibile il suo tratto classico che aveva in Marmalade Boy. Potete vedere anche la divisa di Ricca, praticamente è identica a quella di Miki. E tutti questi richiami alla serie vecchia a me piace davvero tanto. Nel momento in cui ho letto che in Giappone sarebbe uscito, che poi la Planet l'avrebbe portato in Italia, sono scoppiata di gioia, proprio perché è un ritornare un po' all'infante leggendo quest'opera, che sì, è vero, non è Marmalade Boy vero e proprio, però è un forte richiamo a quello che era quella che era e che è tuttora una delle mie storie shoujo manga preferite in assoluto. Come ho detto, io ve lo consiglio, questo mese uscirà il secondo volume. Ovviamente vi consiglio prima di leggere, come già ho ripetuto penso 25 volte, la serie principale, perché quella è assolutamente meravigliosa e non potrete fare a meno anche di questo. Insomma, è molto carino, molto prevedibile anche per certe cose, forse anche un po' banale, però leggerlo ti riporta indietro nel tempo e solo per questo non si può non amare. Ok ragazzi, il video è terminato, mi raccomando fatemi sapere qua sotto se anche voi lo state leggendo, che cosa vi ha fatto provare potervi rimergere all'interno di quello che è il mondo di Marmalade Boy di Wataru Yoshizumi, se avete letto ovviamente la serie principale, se l'amate quanto l'amo io, e se anche voi avete avuto come prima cotta in assoluto una cotta per Yu, perché Yu non si può non amare. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione grandissimo e alla prossima, ciao!